Beauregard, la tua prossima destinazione. Beauregard è situato nel centro storico del territorio chiamato Safor, in un posto privilegiato della costa valenciana. Si trova a 70 km al sud di Valencia e a solo 3 da Gandia, capoluogo del suddetto territorio. L'unità urbanistica dista circa 2 km dalla spiaggia di finissima sabbia. Lontano dalle agglomerazioni, Beauregard è un posto ideale per godere le sue molteplici attrazioni durante tutto l'anno. Per arrivarci ci sono varie possibilità, grazie alle eccellenti comunicazioni con la vicina Gandia. In autobus possiamo viaggiare da Madrid direttamente alla spiaggia di Beauregard. La società di trasporti Autorres dispone di una connessione che unisce la capitale della Spagna regolarmente con la spiaggia. In più, la vicinanza all'aeroporto di Manises permette di realizzare spostamenti in taxi o in treno, già che l'area aeroportuaria è connessa con la stazione dei treni di Valencia, tramite la metropolitana. Se si preferisce spostarsi in macchina, ci sono due vicine uscite dell'autostrada A7, prossime al centro urbano, una ad Oliva e l'altra a Gandia. L'attrattivo principale di Beauregard lo troviamo nella sua spiaggia. 800 metri di costa di sabbia fine, che ci permettono di godere dei servizi delle grandi spiagge, però con la tranquillità e vicinanza che soltanto possono essere offerte dai villaggi. Una mostra di qualità dei servizi che troviamo nella sua costa è che ogni anno la spiaggia riceve la bandiera blu, massima distinzione che riconosce la qualità delle sue acque e la manutenzione sostenibile dell'intorno. I fortunati visitanti di questa spiaggia potranno scegliere tra uno svariato numero di attività destinati ai più piccoli. Ma anche lo sport si presenta come alternativa per le persone che vogliono mantenersi in forma. Altrimenti, se si preferisce rilassarsi, niente di meglio che apprezzare la calma delle sue terrazze sul mare e della sua ricca gastronomia. La tranquillità delle sue acque e la sua spiaggia pulita fanno di Beauregard un luogo ideale per i più piccoli, ma anche per i grandi. Tra l'altro, la Direzione Generale della Qualità Ambientale ha aggiudicato in numerose occasioni la classifica di 5 ombrelloni, riconoscendo così la qualità dell'acqua, la pulizia della sabbia e dei suoi dintorni, così come i servizi offerti agli utenti. Il litorale è anche munito di gradinate e passerelle adatte a facilitare l'accesso alle persone con difficoltà nella mobilità. Quelle persone che non solo desiderano godere dell'eccellente clima e della sua spiaggia troveranno risposta alle loro esigenze. Beauregard ci permette di conoscere il suo centro storico ed alcune costruzioni proprie della zona. Ci possiamo perdere per le stradine che incrociano i numerosi campi di arance che circondano il villaggio. Tra l'altro, i visitanti potranno completare il loro soggiorno scoprendo monumenti e dintorni di grande bellezza e di alto valore ecologico a pochi chilometri dal villaggio. Tra le tante scelte che può trovare il viaggiatore, risaltiamo la Seu Collegiata o il Palazzo Ducale dei Borgia a Gandia. La Palude Pego Oliva ha uno spazio di protezione speciale dove possiamo godere di alcune specie autoctone. Il Monastero de San Geroni di Cotalva o il Monastero di Simà della Valdigna, uno dei gioielli architettonici della Safor. Se scegliamo la pratica di uno sport, Beauregard offre un'ampia offerta di installazioni pubbliche. Calcio, pallacanestro, tennis, palamuro, pallavolo o nuoto sono solo alcune possibilità a nostra disposizione. Se invece preferiamo giochi acquatici come il windsurf o il kitesurf, possiamo praticarli vicino alla costa di Beauregard. Un'alternativa che non disturba i bagnanti. Tra l'altro, i più curiosi potranno conoscere lo sport autoctono per eccellenza, la pelota valenciana. Sia in un recinto chiuso come all'aperto, Beauregard ha un ricco calendario di partite che ci permetteranno di vivere questo gioco ancestrale di origine valenciana. Per lo shopping, Beauregard organizza un mercato tradizionale all'aperto, dove possiamo trovare svariati prodotti artigianali, ma anche frutta e verdure di stagione di eccellente qualità, poiché in molti casi gli stessi produttori sono i venditori. Inoltre, Beauregard organizza anche diversi mercati tematici come quello medievale per il piacere del visitante. Beauregard dispone un ampio settore di servizi. Poi, sia nella stessa urbe come sulla spiaggia, i visitanti troveranno tutti i tipi di negozi per gli acquisti, sempre con la grande attenzione personalizzata tipica dei negozi locali.
Per quanto riguarda la gastronomia, si potrà assaporare la più ampia varietà della cucina mediterranea e anche i migliori risotti propri della zona. La paella, la rossa vanda, la rossa al forn, il bonitol, le scocches di cipolla pomodoro, tra le tante altre specialità. Queste sono soltanto alcune proposte adatte a qualsiasi buon gustaio che potremmo gustare nei numerosi ristoranti della zona. Non dobbiamo nemmeno perderci le eccellenti picaetes, conosciute anche come tapas, che offrono la maggior parte dei locali di Belreguard. Come buon paese mediterraneo, Belreguard offre numerose attività festive, tra le quali la più importante è la festa dedicata a los moros y cristianos, che si svolge durante la terza settimana di settembre. Qualsiasi visitatore si sentirà attratto dalle spettacolarità dei vestiti o dall'entrata mora e cristiana, che sfila davanti lo sguardo di centinaia di persone. La stessa simpatia dei festeggianti ci farà dimenticare la nostra condizione di viaggiatori, addentrandoci pienamente nell'incredibile ambiente che si respira durante quei giorni. Belreguard organizza anche una Settimana Santa molto colorita, che raduna numerosi visitanti. Le feste che si organizzano per la notte di San Juan sono altri interessanti appuntamenti locali. Gli abitanti di Belreguard non dubitano ad affollare la sabbia della spiaggia con i suoi numerosi fuochi per commemorare il rituale del cambio di solstizio. Per quanto riguarda le attività culturali, Belreguard offre tutto l'anno esposizioni, teatro e concerti musicali. C'è da far risaltare in questo territorio il concorso dei monologhi che organizza il comune. Poi non potrebbe mancare nelle tradizioni valenziane la musica popolare. In estate si organizzano concerti all'aperto con la banda municipale del villaggio. Belreguard, la tua prossima destinazione.